Abbiamo salutato zio, poi da domani magari si riva all'area camper. Continua a darmi errore 8. Stamattina mi sono alzato presto e sono andato a fare il pieno nel serbatoio. Ho intenzione di fare un altro test. Ho il sospetto che, essendo molto grande questa, aspira aria e gasolio. E ce l'abbiamo fatta, eh? Ma ha fatto tribolà, ma vinco io. Adesso vi spiego. Era come pensavo, questa canula è troppo larga rispetto alla sezione con cui lavora il cinebasso. Il problema l'ho trovato, adesso devo vedere come risolverlo. Un foro sopra, ho fatto entrare il tubicino e l'ho fatto entrare qui dentro. Sarà così, ho risolto il problema. Fatto. Hamburgerone di maiale anche oggi. Passa come hamburger? Allora, vi spiego una modifica che ho dovuto fare alle due pippette d'ingresso del serbatoio. Queste erano quelle arrivate in dotazione. Queste funzionano così. Da qui pescava e poi qui ci attacchi l'attacco del gasolio che va al cinebasso e poi alle bespacce. Ricapitolando, prima che mi andava in blocco, perché il cinebasso sembra non sopportare sezioni di pescaggio larghe così, ma le vuole così, piccole, e mi tirava aria e gasolio. Cosa ho fatto? Ho inserito il tubicino all'interno e l'ho fatto girare qui, entrare qui, e poi davanti gli sono andato con un altro tubicino. Dico, risolto. All'inizio sembrava andare, invece poi non è andato. Ho cercato di ragionare perché non andasse. Io praticamente il tubicino che ho fatto entrare l'ho dovuto fare uscire qui, piegando con cacciavite e con la pinza l'ho tirato. Però che succede? Qui è 90 gradi, me l'ha praticamente acciaccato, era questo, e non faceva passare il gasolio, tirava aria. Ho pensato, vado da un negozio di termoidrauli con ferramenta, cerco di farmi dare anche in ottone un attacco del genere con questo passo, con il collo tondo, perché quando sono attacchi dell'acqua dentro sono sempre lisci, stondati, perché l'acqua non deve avere rifrangenze, spigoli, e dico, risolto. E invece, a quanto pare, questo passo è adottato solo dal costruttore del serbatoio, nessuno aveva questo passo. Ristudia la tutta, ho detto modifico questo attacco qui, così ho il passo suo, mi attappa i due buchi sul serbatoio delle due uscite e trovo una soluzione per questo, e ho adottato questa soluzione qui. Ho fatto un foro largo sopra, ci faccio entrare il tubo, l'ho fatto preciso, e esco sotto. Questo qui è già tagliato a misura per arrivare sul fondo. Adesso qui, diciamo, non passa nulla, polvere o cose varie, perché è proprio preciso, però gli metterò qualche cosa di silicone. Mi rimane questo davanti, potrebbe entrare qualche cosa qui di polvere e cose varie. Utilizzo il beccuccio, quello suo, chiudo davanti e già ho ristretto la possibilità, ho circoscritto la possibilità che entri qualcosa, e qui lo attappo, finito. Quindi questa è una falsa uscita. La situazione verrà così. Io, per fare il test, che fosse realmente questo il problema, le cose che vi ho spiegato, cioè che la strozzatura, che questo era troppo grande, per tagliare la testa a toro, io ho staccato il tubicino, l'ho mandato diretto dentro al serbatoio, ha funzionato alla grande, quindi non c'era passaggio utile per il gasolio.
e poi i passaggi che vi ho spiegato. Sezione grande, ho risolto passando dentro, pensavo di aver risolto, si strozza perché non è adatto, è 90, e alla fine la migliore soluzione è questa. Così mi sono spiegato, andiamo a montare. Ho scollegato il tutto che mi camminava sotto di lato e andava sopra. Vado a infilargli la guaina protettiva, quella antigelo. Veramente ricominciamo da capo. Eccola qua, andiamo molto più sotto possibile. Qui c'era la giunta che avevo fatto prima, anzi quasi quasi la blocco subito, sì, blocco subito qua, fascette, e una, ecco fatto, metto una qui dentro a sta caramella. Ho sia il filtro che l'attacco stacco rapido in caso mi servisse del gasolio. Ok, chiuso. Io ho preso le tenaglie, no? Che mi massacro di meno le mani, eccoli qua. Ok, adesso questo lo devo far camminare qui. Facciamo qua dentro così. Ho fatto passare sopra così, sopra il serbatoio, e mi sbuca qua e vado sopra. Lo infilo nella testa della pippetta. Andiamo fino a dove deve arrivare. Ok, così. Adesso mi segno col pennarello a vernice bianco fino a dove deve arrivare per sbucare sotto, perché la pippetta la metto senza il tubicino glielo infilo dopo, perché sennò girando potrebbe darmi fastidio, vado scomodo. Vado a prendere il pennarello. Io le cose non me le ricordo mai, oh, sempre mano a mano, mannaggia, mi so, porca miseria, Pasqua, ricorda delle parola. Guardate, sempre bevo il gasolio, eh. Allora, mi sono messo tutte e due le pippette sopra, una e due, e a una ho messo intanto il collegamento del cino basso, che è coperto dal tubo termico. Questo è il cavo che viene dal sensore, poi chi mi farà il collegamento se lo ritrova qua, e lì c'ho il lettore. Adesso, prima di infascettarmi tutto, ho fatto passare tutto sopra al serbatoio, vado ad accendere il cine basso. Allora, vai bimbo, vai, che 3 1 andiamo, la camera parte da 28 gradi, vai bimbo, vai, vediamo se nello smontare il tubicino ha preso qualcosa d'aria. Il rumore di fondo non è il cine basso che parte, è bullo. Sta partendo la pompetta. Direi che va alla grande, il bocchettone nuovo, poi una bomba. So contento, stato patimento, ma so contento. Lui è sempre svenuto. Ok, la nuova linea del cinebasto è stata fatta così e va dietro qui
dentro a sta caramella c'è il filtro del gasolio, passa dietro, viene qui, va giù sopra il serbatoio e adesso vi faccio vedere, esce da sopra, entra dentro al telaio, va su fino ad andare nel serbatoio. Finita. Adesso mi collego quella dell'epe sparce e la lascio a penzoloni ferma per quando lo monterò. Ho messo anche la seconda linea, per adesso priva della copertura antigelo perché non serve, poi la metterò quando sarà fatto il lavoro. Segue lo stesso giro del cinebasto, entra dentro, passa sopra il serbatoio, a fianco a questa sempre il cinebasto, riesce da qui e per il momento me la sono fascettata qui, ok? Sta bene così per il momento. Adesso mi devo andare a mettere i due tappini davanti ai due connettori. Allora, mi sono preso un tubicino di questi che fanno la linea del gasolio, l'ho infilato dentro, l'ho tagliato e l'ho martellato, quindi io ho ristretto il buco a 1 e a 2. Adesso ho la pistola a caldo che sta scaldando, gli faccio una colata dentro, tac e tac, così evitiamo che entra aria dentro al serbatoio, entra polvere o cose varie. Gli faccio due colate sopra, colla a caldo e finito. Ancora no. Fare delle staffe di proiettili. Ecco qua, abbiamo fatto i tappi, li vado a montare. Crederci sempre, mollare mai. Aglio bello abbondante perché io lo faccio cuocere bene che mo lo mangio. Gambi di prezzemolo preschiacciati, me li sono prima schiacciati in modo che rilasciano bene. Mi servono solo per insaporire l'olio, un po' di peperoncino, un po', eh. I gambi quando si sono cotti li levo e gli vado dei funghi. Tanti funghi non si fanno niente. Facciamo l'imbevedoio. Ok, uno è volato e qua, ritorno a casa. Un pizzico di pepe. Abbasso la fiamma, così, fuoco lento.
un'altra giratina e vado al coperchio. Passati 4 minuti, ancora un po', facciamo una girata adesso, hanno scaricato l'acqua, vedete se sono rinfrescolati, e io vado col prezzemolo fresco poggiato sopra così, io questo me lo mangio e ricopro, tac. Pronti. Altro cuccino d'olio. Ma non mangiava. Oh. Te ne perdi, Te ne perdi una? Vedevo l'ora di rimangiarmi i funghi. Perché no? Uno. Basta, c'è il peperoncino. Se vediamo un po' di televisione e se l'andiamo a nanna. Vero? Vero? Buonanotte a tutti.